Presidente Letta, è difficile trovare parole e argomenti per descrivere l'attuale situazione politica. A cominciare da questo ennesimo dibattito sulla fiducia, che effettivamente segna una discontinuità. Finisce l'epoca dei diktat di Berlusconi e comincia l'epoca dei diktat di Renzi. Le larghe intese all'italiana hanno prodotto minimi risultati. La stabilità del suo governo ha raggiunto, effettivamente, ieri ce l'hanno confermato anche i dati, la stabilità della recessione. Ha stabilizzato la recessione perché, se dobbiamo andare a vedere i dati, gli ultimi indicatori del PIL in positivo risalgono al così tanto vituperato governo Berlusconi, terzo trimestre dell'anno 2011. Dopo da allora soltanto PIL in negativo o in picchiata, ma lasciamo perdere il PIL, lasciamo perdere anche quello che dicono i giornalisti a New York. La realtà di questo paese è che i disoccupati aumentano, i cassaintegrati aumentano, i poveri aumentano, gli immigrati clandestini aumentano, gli emigranti italiani aumentano. E la verità è che la protesta sociale che in questi giorni vediamo in televisione, forse è un miracolo che si sia limitata in queste piccole e isolate vampate. L'Italia è un paese che invecchia ed è sfiduciato e chi ha ancora qualcosa da giocarsi emigra, che siano imprese o giovani che hanno voglia di fare. Purtroppo è arrivata adesso al dunque quella che è la micidiale convergenza degli effetti, tanto decantati nel ventennio in quest'Aula, della globalizzazione e dell'ingresso dell'euro, che impone grandi sfide e grandi problemi e che richiede una classe politica all'altezza per affrontarli e risolverli, cosa che evidentemente l'Italia non ha avuto in questi anni. E oggi lei viene a proporci la sua medicina. Ovviamente lei ha detto che in quest'Aula non c'è nessuno che ha la bacchetta magica. Certo, confermo, in quest'Aula nessuno ha la bacchetta magica, magari fuori da quest'Aula qualcuno la bacchetta magica l'avrà, vedremo magari nel prossimo futuro. Ma la medicina che lei ci propone, riforme politiche sociali, Europa e riforme costituzionali. Io non mi soffermo sulle riforme economiche e sociali perché ha fatto una lista della spesa talmente lunga da risultare assolutamente poco credibile. Però sulla Europa e sulle riforme costituzionali qualcosa devo dire, perché noi rifiutiamo l'etichetta di populisti. Noi non siamo populisti che oggi, in base agli effetti che vediamo e constatiamo nelle famiglie italiane, siamo contro questa Europa e questo euro. Noi come Lega da soli, da 20 anni, abbiamo denunciato quello che sarebbe stato l'euro in questo paese. E chi ha sottoscritto dei patti di stabilità e convergenza, peraltro neanche passando dal voto del Parlamento, in cui si impegnava l'Italia a fare l'avanzo primario del 5% per 20 anni, una ricetta che avrebbe distrutto qualsiasi economia, figuriamoci quella italiana, in qualche modo oggi dovrebbe chiedere scusa. E per quanto riguarda le riforme, dimezzamento dei parlamentari, riforma del bicamerismo perfetto, ma insomma, dove sono quelli che hanno fatto campagna contro la devoluzione, che queste cose già prevedeva? 7 anni fa, non avremmo perso 7 anni inutilmente. E oggi siamo qui e il suo governo è qui a chiedere una fiducia come se non fosse successo niente sotto due fronti. I terremoti che hanno travagliato tutti i partiti che le avevano dato la fiducia qualche mese fa, dal PDL al PD a Scelta Civica, e una sentenza della Corte Costituzionale su cui lei si è soffermato un po' poco, ma che secondo me una qualche rilevanza ce l'ha, perché lei viene a chiedere un voto di fiducia non legittimato dal popolo e legittimato da forze politiche presenti in Parlamento, ma in un Parlamento che la Corte Costituzionale ha detto sia stato eletto in modo incostituzionale. Quindi noi siamo incostituzionali, ma legittimi, d'accordo, legittimi, legittimati a fare che cosa? Posto che siamo stati eletti incostituzionalmente, a fare una nuova legge elettorale? Sicuramente, è doveroso.
a gestire l'economia e l'ordinaria amministrazione per evitare che ci siano danni maggiori? Questo ha un senso. Per approvare una missione indulto nel mese di maggio, questo sarebbe vergognoso. Per riscrivere la Costituzione, qui ho qualche dubbio. Noi della Lega saremmo d'accordo, ma un Parlamento così legittimato o delegittimato ha in cuor suo, nella sua ragion d'essere, anche la possibilità di riscrivere la Costituzione? Io questo francamente non lo so ed è un elemento di riflessione che qualcuno dovrebbe porre, posto che lei in qualche modo ci ha sollecitato su questo. E allora io non la voglio fare lunga perché le cose da dire sono chiare e credo di averle dette. Noi della Lega ci siamo dall'inizio messi in un atteggiamento di sfiducia nel merito, ma di fiducia per quanto riguarda il percorso delle riforme che abbiamo appreso oggi riparte totalmente da zero, perché il Comitato viene abbandonato a se stesso e quindi ripartiamo con i 18 mesi. Lei ha parlato ancora di 18 mesi, mi ricordo che ne aveva parlato anche 7 mesi fa, ripartiamo da lì. Va bene, ma io mi metto nei suoi panni. Posto il fallimento delle larghe intese alla tedesca, oggi qualcuno in qualche modo le sussurra anche di adottare l'opzione inglese, io la chiamo così, lasciando il passo ai nuovi Tony Blair che si vedono all'orizzonte. E diciamo così, qui noi una qualche forma di perplessità l'abbiamo, soprattutto perché manca un presupposto fondamentale affinché Tony Blair, il nuovo Tony Blair, possa in qualche modo usare la sua bacchetta magica, perché non abbiamo visto al momento nessuna Margaret Thatcher che abbia arato il terreno per fare qualche riforma di quel tipo lì. Ma detto questo, forse quello che ha detto oggi lei, quello che i giornali hanno chiamato un patto alla tedesca e che lei oggi ha rinominato impegno 2014, è un qualche cosa che è suggestivo e devo dire che più volte noi l'abbiamo invitata a volare alto. Oggi ha volato altissimo perché si è proposto di riformare la Costituzione in modo significativo, peraltro tutti argomenti esattamente, sì, la contraerea notoriamente arriva fino a un certo livello, ma se si vola talmente alto non si tira giù l'aereo che vola alto. Ha proposto di riformare radicalmente la Costituzione. Siamo assolutamente d'accordo, eravamo talmente d'accordo che faceva esattamente parte della riforma della devoluzione su cui lei è andato al referendum, sicuramente lei e tutti i membri del Partito Democratico a votare contro. Mi ricordo. Ha proposto e si propone nel semestre italiano europea di fare cambiare rotta a tutta Europa, non solo all'Italia, a tutta Europa. Anche su questo devo dire che la nostra battaglia ventennale da euroscettici, populisti, chiamateci come cavolo volete, ma assolutamente coerenti, la vediamo con favore. Auspichiamo che qualcuno sia in grado di cambiare rotta. Non so se in qualche modo sarà consentito a qualcuno di italiano, vediamo già all'opera la Banca Centrale Europea, di poter in qualche modo incidere anche qui. Però le devo dire che queste grandi riforme, che mi auguro davvero si possano fare, anche se un Parlamento messo così, delegittimato in questo modo, non vedo come sia legittimato a farlo, forse nascondono, e questo è il timore, che io glielo dico molto chiaramente, perché l'ho sentito echeggiare troppe volte e quindi mi tocca buttarglielo fuori. Che dietro in realtà questo patto alla tedesca possa nascondersi un accordo alla romana. Un accordo alla romana di questo tipo, che preluda a una sua promozione a commissario europeo e a una nuova legge elettorale che in qualche modo agevoli e spiani la strada al futuro candidato premier. Guardi, Presidente, se così fosse vero sarebbe pace nel Partito Democratico, ma il requiem per questo Paese.